Ciao, Lady Lulu Bianco! Ciao! Visto che nell'altro video mi avete detto che non c'era abbastanza Garuremer, oggi recuperiamo. Sì, Lulu Bianco. Lulu Bianco, poco lezione. Sì, Garuremer. Stiamo decidendo che cosa metterci, ovvero io sto decidendo che cosa mettermi. Siccome fuori piove, sicuramente trench. Ti metto nella borsetta e vieni con me, Garuremer. Sì. No, il gattino tutto bianco, un po' carnicione. Guarda quanti peli perdi, piccolo gattino. Siamo arrivati anche a me struccata perché devo fare il laser. Outfit un casino in questo momento, ma ci siamo. Eccoci, siamo da Valentina che oltre a fare un tiramisu quick buonissimo è anche una bravissima dermatologa e quindi sono venuta da lei a fare il laser. Ditele che le sta benissimo il camice. Siamo adesso esattamente che cosa sto per fare, ve lo spiega Valentina che è più brava, che sennò io non sono proprio ok. Allora Nicola, adesso facciamo un trattamento con la luce pulsata. È un trattamento minimamente doloroso, pizzica un po', però assolutamente tollerabile. Ti applicherò un gel, ti poggerò un manipolo e manderò degli impulsi, quindi tu avvertirai un leggero pizzicore ed è come se ci fossero 100 fotografi che ti scattano delle foto, perché è una luce molto molto intensa. Non essendo un laser non danneggia gli occhi, anche se avrai gli occhialini protettivi. Migliorerà, sì, questi sono i miei. Questo è il filtro che usiamo in base al tuo tipo di carnagione, eccetera. Pizzica un pochino, è tollerabile, quindi non ti preoccupare. Migliorerà l'aspetto della pelle, quindi la texture, e anche questi micro brufoletti miglioreranno tantissimo. Ci vedremo circa una volta al mese, no? Per fare le sedute, solo che poi Quanto ne devo fare? ma circa 3, secondo me 3-4, solo che interrompiamo il trattamento d'estate perché non va d'accordo col sole. Va bene. Ok? Ok. Super. Ah, e comunque, se volete venire a fare questo trattamento, qualsiasi altro trattamento da Valentina, io vi lascio giù nel box informazioni la sua pagina Facebook e la sua pagina Instagram, quindi super consigliata, ovviamente, è la migliore. Adesso sto per fare anche il laser per l'epilazione. Si dice epilazione? Epilazione. Nella zona bikini, però questo non lo faccio vedere come ogni volta. Mi dispiace per pervertiti, ma no. E siamo venute a pranzo. Che carino qua. Me l'ha fatto scoprire Vale. Bella. Che roba ragazzi, e per il dessert siamo già a posto. Miam. Allora Vale ha preso la bagel con prosciutto crudo, burrata, mamma mia, e pomodori secchi. E pomodorini, che bontà. E io ho preso l'omelette con, cos'è, provola, poi Provola, salmone, patate provola e patate, e salmone a parte. Miam. E zucchine, beh, ammazza, me l'aspettavo più piccolo. E il dolcetto, visto che c'è sempre spazio per il dolce, è una bavarese con i lamponi e base red velvet. Grazie. Miam. Classico per il trattamento della cheratina ai capelli, perché anche se fuori c'è un'umidità terribile e piove, i tuoi capelli non si gonfiano, o comunque se si gonfiano è veramente poco poco poco, perché chi ha i capelli sottili, sfigati un po' come i miei, sa benissimo che se fuori piove, cioè diventano un cespuglio vero e proprio. Invece la cheratina è fantastica anche per questo. L'unica cosa, ti toglie un po' di volume, logicamente, perché lisciandoli molto e li rende anche più
leggermente più pesanti, perché comunque sono più nutriti, sono più forti, tendono ad essere un pochino più piatti, quindi hanno un pochino meno volume, però la sensazione di capelli morbidi è veramente tutta un'altra cosa, è fantastico. Comunque, adesso la luce qui non è proprio il massimo, perché dovete sapere che qui devo sempre accendere le luci con le quali filmo, perché se accendo la luce, che tanto devo cambiarla, vorrei prendere proprio uno di quelli, come si dice, chandelier, candeliere, come si dice, oddio, non mi viene la parola in italiano, comunque quelli tutti con i cristalli, in Swarovski, sono molto molto belli, e questo c'era già prima, e adesso mi metterò qui nella mia postazione. Taran taran, ho appena caricato il video Full Face of First Impressions. Giudichiamo insieme i prodotti nuovi. E adesso vado a... qui nel mio studio prende sempre malissimo internet. E adesso vado a rispondere alle email, perché ne ho davvero, davvero tante. E poi mi programmerò l'agenda per i prossimi giorni. Ma prima volevo farvi vedere una cosa. Ecco, le volevo farvi vedere perché mi è arrivata... Allora, mi sono arrivate diverse candele nuove da My Jolie Candle. Lo sapete che amo questo brand, e come al solito è un brand con il quale io collaboro, quindi ci tengo sempre a specificare, ed è appunto un classico esempio di un brand con cui collaboro, perché genuinamente, onestamente, mi piacciono molto i prodotti che fanno. Queste candele hanno un profumo, ragazzi, che è paradisiaco, ma me lo scrivete in tanti che ormai le state acquistando e le avete provate anche voi, vi piace tantissimo, vi piacciono molto. A parte che questa è in rose gold, questa mi è appena arrivata in oro rosa, questa invece è color oro, e secondo me stanno molto molto bene anche assieme così. Questa sono a tre quarti, hanno un profumo buonissimo che nel mio studio ci sta molto bene. Voglio accenderle entrambe, a volte mi piace mischiare anche un po' le fragranze, specialmente se sono simili come queste, perché ti arredano casa, perché sono molto molto belle da vedere, ma soprattutto profumano. Ma la figata più grande, lo sapete qual è? Sì, questo è il coso con il quale io accendo le candele. La figata pazzesca è che all'interno di ogni candela si trova un gioiello in argento e con cristalli Swarovski, ed è sempre una bellissima sorpresa, perché non sai mai che cosa ti capita. Puoi scegliere però se scegliere candela con anello, scegliere candela con bracciale o con collana. Ci sono tante opzioni diverse, secondo me sono bellissime, io le adoro. Poi qui nel mio studio comunque ho scelto un po' tema gold, quindi ci stanno molto 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 bene secondo me, e voglio farvi vedere perché in realtà ho appena finito poco fa un'altra di queste candele, e questo è il gioiello che ho trovato all'interno. Guardate che bello, eccolo qua, è quest'anello argento e cristalli Swarovski. Tra l'altro sta molto molto bene anche accanto alla fede e all'anello di fidanzamento. Potrei indossarli tutti e tre sullo stesso dito, perché è molto sottile e quindi non è troppo eccessiva. Devo dire che mi piace molto così, sono molto molto belli assieme, sì, sono tutti bellissimi i gioielli, e quindi adesso sto aspettando di arrivare con questa al gioiello. Non credo che manchi tantissimo ormai, perché sono di solito proprio qui a tre quarti, quindi sono sempre super 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 curiosa, ma adesso ho questa che... mamma mia, un profumo buonissimo, io adoro, adoro, perché poi ho tutto lo studio che profuma. Quindi adesso mi metto a rispondere alle mail, ci vorrà un po', almeno un'oretta e mezza, e devo preparare qualche fattura, e dopodiché vado subito, voi lo sapete, mamma mia, anche oggi giornata senza trucco, è già il secondo giorno di no, ieri mi sono truccata, sì, l'altro ieri non mi sono truccata, perché sono andata a fare, lo sapete, il lash lift, invece oggi ho fatto il laser, che però mi ha arrossato un po' la pelle, ma non eccessivamente. Sì, si vedono però tutti i brufoletti per il momento. Dopodiché è sempre così con il laser, il giorno dopo è sempre un pochino più rosso e poi invece la pelle migliora. Quindi sono molto contenta però di averlo provato questo laser, perché fa molto molto bene alla pelle. E quindi adesso sì, finisco il lavoro che ho al computer e dopodiché vado a cambiarmi, perché come sapete la prima cosa che mi piace fare quando torno a casa, adesso non ho tempo, ma perché devo assolutamente mettermi qui al computer, però
prima cosa che faccio di solito quando torno a casa, mi metto tipo pigiama imbarazzantissimo, le ciabatte imbarazzantissime, ci sono già, devo dire, ho ancora queste. Non può essere, chiaro? Ciao pupetto. Ciao Mike. Cosa stiamo guardando? Un amore senza fine. Come il nostro? Sì, come il nostro. Che bello che è il nostro. Più bello di quello che è della TV. No, beh, sicuramente. Però oggi vediamo uno, io non l'ho mai visto, e boh, vediamo. Un amore senza fine, mi sa che l'ho già visto sto film, ma non me lo ricordo. Perché tutti i film che io ho visto erano in lingua originale e i titoli sono sempre super diversi, non c'entra mai niente e stento sempre a riconoscerli poi dal titolo. Infatti non mi piace guardare i film in italiano, dovremmo incominciare a guardare i film in lingua originale e Tommaso Tuchel. Comunque quello che abbiamo visto noi, abbiamo visto Titanic insieme, Titanic sì. E Titanic, sempre, sì. Sempre Titanic. Titanic. Sì, Titanic. Sì, Titanic è il più bel film di sempre, il nostro film preferito. È bello, sì. Ok, ma adesso io... No, scusa, il mio film preferito può essere anche Titanic. Rocky. Però prima era Rocky e Rambo. Cioè. Neanche menzionarlo. Che tra l'altro sai che hanno finito le riprese di Creed 2, Creed sta per 2, uscire sì, un nuovo sì. Film di Stallone. E sapete come l'abbiamo scoperto? Perché una di voi ce l'ha scritto nei commenti. Non lo sapevamo. Creed 2. Mitica. 2 hanno finito adesso le riprese a Filadelfia. Quindi adesso Stallone è tornato da Filadelfia ed è a Los Angeles, quindi forse lo vedremo quando andiamo. Beh, guardiamo questo film e io mi ordino una pizza, perché Tommaso ha già cenato e io adesso mi ordino una pizza sperando che non ci mettano tantissimo. E guardiamo questo film, che non so se è decente oppure no. Vediamo. E lì c'è Gata Stellins. Gata Stellins! Niente. Gata Stimina! Scoiattolina! Devo spazzolarla ancora perché... Ah no, ovviamente non viene. Va da Tomas, grazie. Grazie Audrey, molto viene simpatica. Viene sempre da me. Molto simpatica, grazie gata. Grazie. Si viene sempre da me. Sì, vedo, sì. E io? No. Ah. Ha un sacco di nodi Audrey, devo trovare il modo di spazzolarla. È che le fanno male. E quindi mi graffia se ci provo, cioè si lascia spazzolare su tutto il corpo ma non qui, e qui è proprio dove ha tutti i nodi. Mannaggia, tastellina, tastellina. Danno sempre i bacini alla videocamera. È arrivata la mia pizza che ha un profumino buonissimo, anche se purtroppo si è sparsa un po' ovunque perché avevo ordinato extra pomodoro e si è sparsa un po' ovunque. Comunque, in tanti mi avete commentato la pizza che avevo postato sulle stories, quella con l'uovo. Ragazzi, a Napoli evidentemente no, mi dispiace, io vorrei mangiare la pizza napoletana ogni giorno, però non sono a Napoli, però qui si mangia spesso la pizza con l'uovo, quindi in tanti mi avete detto oddio questa schifezza, a me piace tanto, tipo poi lo spargo ovunque l'uovo e mangio la pizza. Ma mi piace, anche se non sarà tipico, ma buona. Tomas si sta preparando l'outfit per domani. Dovete sapere che il nostro futuro fashion blogger, fashion blogger uomo, questo è l'outfit per domani. Camicia gialla, pantaloni chiari molto primaverile, cintura in pelle, fuori c'è Denver che ci chiama, orologio. Come si chiamano? Mocassini questi, mocassini. Senti Denver, senti Denver. Sentirò. Signor gatto Denver! Lei non può entrare qua. No. Ciao ciao. Non li facciamo mai entrare qua. Gatto Denver, non puoi entrare qua. Ciao ciao. Ci è rimasto malissimo, povero. Ci è rimasto male. Comunque volevo farvi vedere perché alcuni me l'hanno chiesto, avevo parlato quando sono andata a scegliere il regalo per San Valentino di Tomas. Poi in realtà, cioè vi ho detto che l'ho ordinato e sapete che si tratta di un anello, però poi non vi ho mai fatto vedere di che cosa si trattava ed era questo. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Si mette a fuoco. Eccolo qua. E questo anello. Pupetto, vuoi fare da modello e metterlo su così vediamo come ti sta? Ta-da! Eccolo qua. Aspetta che non metto a fuoco.
Porco mannaggia, eccolo qua. Ta-da! Ed è un anello fatto su misura, perché Tommaso ne voleva uno così piatto e opaco, e quindi l'ho fatto fare su misura proprio così, quindi non esiste un altro uguale identico, no. Proprio questo è un regalo super 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 speciale, e sopra lo vedete c'è un diamantino, insomma un diamante. È un vero vero diamante, e l'anello è in oro bianco ed è appunto fatto tipo opaco. Poi dovrebbe probabilmente con il tempo diventare un pochino più lucido con l'uso, e poi si può risistemare in modo che diventi di nuovo opaco. Comunque secondo me è bellissimo. Tomas ne voleva uno così identico da un sacco di tempo, e quindi alla fine gliel'ho fatto io, e poi invece il diamante è stata una mia idea. Sono molto contenta. Ora è il mio preferito. Sì, anche più della Fede? No. No, quella no. Ah, ok. Quella ce l'ho qua. È il top. Patatone. Ok, dai, andiamo a nonna, che è tardi. Ecco, ci siamo tornati. Sei stato da solo per 5 minuti, caro Rem. Tutto bianco. Io un poco poco il cane. Oddio. Mentre mi dai i bacetti, miagoli. Sì, amore mio. Qui c'è una gatta stellina che fa la nanna sul suo cuscino preferito. La gatta stellina. Sei bellissima, mia gatta stellina. Scoiattolina. Cato Denver sta arrivando perché è gelosissimo quando ti accarezzò, e mi sa di sì. Catastellina, sei bellissima, sei bellissima Catastellina. Sì, anche tu sei bellissima, anche tu, anche se ancora non hai imparato a miagolare, gatto Denver, fai questi strani suoni, versi. Ok ragazzi e ragazze, io adesso mi metterò al montaggio di questo videovlog con gatto Denver qua che mi fa le scuse. Già pronto, gatto Denver, un giro bianco un po' arancione. Con le lentiggini sul naso. Mi metto al montaggio di questo video, dopodiché vado a nanna anch'io. Quindi noi ci vediamo. Questo video andrà online domani, che è venerdì. Non so perché, ero convinta che domani fosse giovedì, invece domani è venerdì. Quindi noi ci vedremo lunedì con un nuovo video. Mi raccomando, nuovo video ogni giorno dal lunedì al venerdì. Evviva! Sono contenta di caricare di nuovo nuovi video ogni giorno. Ah, tra l'altro volevo fare un piccolo update su come mi sento sulla mia salute, perché vi siete preoccupati, mi sto emozionando, non so perché ogni tanto mi impapero. Ma vi siete preoccupati talmente in tanti, mi avete dato talmente tanti consigli, che mi date tanta forza e mi aiutate tantissimo. Non vanno mai i vostri messaggi, i vostri commenti non vanno mai buttati nel vuoto, ecco, ci tengo sempre a farvelo capire, a farvelo sapere. Sono sempre molto grata di tutti i consigli, di tutti i vostri messaggi, anche se me li spedite tipo in direct su Instagram, io comunque li leggo, anche se magari non vado proprio a cliccare su visualizzo ogni volta, però li leggo comunque, quindi sappiate che non vanno mai lanciati all'aria, ecco, apprezzo e leggo tutto quanto, anche se non riesco a rispondere a tutti, perché insomma siamo ormai 615.000 solo su YouTube, una roba del genere, che è un numero, cioè non riesco ad immaginare così tante persone, sinceramente. Comunque volevo dirvi che sto ancora un pochino meglio, piano piano, mi fa ancora male la gola. Alcuni di voi mi hanno chiesto se può trattarsi di uno strascico di mononucleosi, ho chiesto a tanti medici e c'è un po' di confusione riguardo ciò, anche tra i medici mi sembra di capire, perché alcuni medici mi dicono che può trattarsi di uno strascico di mononucleosi, altri medici mi dicono di no, quindi non lo so. L'otorino, l'ultimo che mi ha vista, ha detto che potrebbe essere, mentre l'otorino prima mi ha detto di no. Non lo so, sinceramente, mi sento molto simile a come mi sentivo a settembre, quindi potrebbe pure essere che sia la mononucleosi che si ripresenta. D'altra parte però io so di avere un
una faringite, che sarebbe il mal di gola cronico da sempre, perché è da quando sono piccolissima che ho mal di gola, quindi non è niente di nuovo per me, ma comunque che sia una o l'altra cosa, non si può fare più di tanto se non rafforzare le difese immunitarie, riposare e basta, sostanzialmente. Quindi sto continuando la cura con il Bronco Vaxon che mi hanno dato. E sì, e in molti mi avete scritto che vi sta aiutando, che lo prendete anche voi, che aiuta molto nei cambi di stagione o una volta ogni tot mesi, quindi penso che farò così anch'io, perché è fatto appunto apposta per le persone che sono magari deboli nelle vie aeree, quindi ogni tanto serve a rinforzare un po' la flora batterica, non lo so, insomma, a far sì che non si ripresenti o perlomeno che non duri così tanto questo mal di gola. In tantissimi avete dato altri consigli e sto cercando di fare davvero di tutto, perché io detesto star male. È una cosa che, cioè, tipo a Tomas piace, no? Lui allora, appena ha la febbre, dice: boh, io adesso mi sdraio, tu mi fai tutto, mi porti da mangiare, non vado al lavoro, io sto qua sul divano spaparanzato. Lui tipo si diverte, no? Io invece detesto non essere in grado di fare le cose, di lavorare, io detesto non essere indipendente e dover praticamente chiedere tutto agli altri, anche se ovviamente è una cosa normale che Tomas fa super super con piacere, no? Aiutarvi magari, però è una cosa che proprio io personalmente non riesco a sopportare da sempre, quindi voglio sempre essere in grado di fare guardatelo, essere in grado di fare tutto da sola. Sì, bacini, 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 non me li voglio dare sempre sempre in bocca, devo sempre sempre allontanarmi, perché altrimenti va sempre. E quindi questo è quanto volevo, sì, soltanto aggiornarvi e ringraziare il gatto Demer. Sì, ho capito, sì, gatto Demer, sì, quindi vi ringrazio tantissimo per i vostri consigli. Quindi questo è tutto per oggi, ci vediamo lunedì, mi mancherete questo weekend, ma sapete che sono sempre sempre attiva tra un video e l'altro, specialmente nei weekend. Seguitemi su Instagram perché posto sempre sempre tantissimo. Ma vi mando un bacio grandissimo, mia family, buon weekend e a lunedì. Ciao, caro Lember, di ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao bianco, ciao bianco.